C'è la fatica. Signori, scusate, posso conferire con voi? Così. Oh. Ma chi è questo? Chi è questo pagliaccio? E chi è? Non lo so, sarà qualche politico, penso. Ancora? Che è? Lo quarto questo? Che è? No, è il quinto o sesto, mi sa. Scusate se arrivo mentre state lavorando, ma sapete che ci sono le elezioni, no? Sì, lo sapevo. Stai a fare l'asfalto, ogni volta che fa l'asfalto sta le elezioni. Sì, infatti sono venuto qui per chiedervi il voto. Ma voi siete tutti uguali, siete. Tutte una uguale siete. Ma no, noi siamo diversi. Non faremo solo la strada. Noi faremo le sfognature nuove, la nuova piazza, faremo le nuove scuole elementari che c'è bisogno, perciò il voto non è per me, è per la comunità, è per far rinascere questo paese, capisce? Ci sono capito, ma noi qua siamo 15 voti, che ci dai? Ma quanti soldi ci dai per questo voto? Oh, no, no, io non sto chiedendo il voto di scambio, io lo faccio per la comunità, per il paese, a cuor vostro. Senti, siccome qua abbiamo un sacco di politici, io e Tonino abbiamo pensato una cosa. Cioè dai, un assegno di 20.000 euro. Noi lo portiamo dal notaio. Notaio, che... ci penso io. Allora, lui si segna le cose che tu dici, se ne fai la metà... La metà, anche il 40%. Glielo ridiamo. Sì. Glielo ridiamo. Glielo diamo l'assegno. Se non fai, no cazzo... Ci prendiamo l'assegno. 20.000 euro, ma proprio una cosa leggera leggera, che dici? Va bene, per noi va bene. Per noi va bene. Eh? Beh, adesso, scusate, mi vibra il telefono? Scusate, un attimo, Sì, dottore, sì, sono qui con degli elettori, sì, stavo arrivando. Sì, arrivo. Sai che ti dico, Donì? Ce lo mandiamo? Ce lo mandiamo. Ma vanno a zappare la terra, va!